Io parlerò di alcune azioni che sono state condotte nell'ambito del progetto Restalp, che è un progetto Alcotra di cui siamo stati capofila. La presentazione l'ho preparata insieme a Federica Pozzi, consulente dell'Institut, Andrea Mainetti, consulente del Parco Gran Paradiso e Alban Cuilà del Sensawa, partner di questo progetto. Ringrazio gli organizzatori di questo webinar per l'invito e proseguo nella presentazione. Il progetto Restalp, come dicevo, ha avuto diversi partner. Ho parlato prima del Sensawa, ma c'è stato anche il Conservatoire Botanique National Alpin di Gap in RAE, il Parco Gran Paradiso e la Regione Valle d'Aosta, specificamente la struttura Biodiversità e Aree Protette. Ed è un progetto che mette in valore risultati ed esperienze acquisite nell'ambito di precedenti progetti transfrontalieri, sempre nell'ambito Alcotra, in particolare il progetto NAPEA e AdGran. L'obiettivo generale di questo progetto era quello di preservare e ripristinare lo stato ecologico, di conservazione degli habitat, di habitat naturali nelle Alpi, declinato in diversi obiettivi specifici. In particolare, il primo era quello di sviluppare strumenti di ripristino ecologico che potessero essere utilizzati nelle zone delle nostre aree alpine. Spazzolamento dei semi, creazione di un prototipo. Il secondo obiettivo, che è quello di cui parleremo di più, che presenterò in questo intervento, è la limitazione dell'espansione delle specie esotiche invasive nei nostri areali. E infine un approfondimento che è stato fatto sui servizi ecosistemici e che ha, insomma, anche quello ci ha impegnato parecchio, ma di questi, diciamo, del primo e del terzo obiettivo, evidentemente non sarà oggi il momento per parlarne. Fra i risultati attesi del progetto nel suo insieme c'erano sia delle operazioni concrete di ripristino ecologico di habitat degradati per ragioni diverse, la cartografia di zone fonti per la raccolta di sementi per la preservazione, quindi di miscugli di semi locali per la loro utilizzazione in operazioni appunto di recupero ambientale, la concezione e la brevettazione di un prototipo di una macchina di spazzolamento dei prati per la raccolta di sementi spontanee abbinata a un sistema di essiccazione dedicato. La valutazione dei servizi ecosistemici in un insieme di siti all'interno della rete Natura 2000 e, venendo all'argomento diciamo, di questo approfondimento di oggi, la cartografia della diffusione delle principali specie esotiche nei territori di progetto, un sistema di controllo che abbina sia un'applicazione smartphone che è stata creata per l'occasione con le basi dati già esistenti e che è stato anche molto utile nella fase di comunicazione, perché fra i vari prodotti di comunicazione di questo progetto, non entro qui nel dettaglio se non sull'ultimo evidenziato in giallo, questa applicazione smartphone è stata poi l'occasione, anche un po' il pretesto, per entrare nelle scuole, per coinvolgere un insieme di ragazzi, ed è uno strumento che a nostro parere ha fatto bene ha svolto bene il proprio compito, e finché è stato possibile farlo, cioè fino al 2019, ci ha permesso appunto di intervenire presso le scuole, cercando quantomeno di diffondere la conoscenza e la sensibilizzazione rispetto al tema delle piante, delle specie esotiche invasive, in particolare le specie vegetali, che ci siamo resi conto, lavorandoci ormai da più di 10 anni, merita e necessita di una ripetizione a più riprese, nel senso che è un tema che è ancora poco condiviso, direi, a livello di popolazione generale, tranne poi casi che ogni tanto spuntano sui giornali
in alcune situazioni, ma tendenzialmente tende appunto ad essere abbastanza dimenticato. Entrando più nel dettaglio di ciò che è stato fatto, nell'ambito del progetto Restalp abbiamo svolto una campagna di censimento in Valle d'Aosta, nel particolare, tornando sui siti dove 10 anni prima eravamo stati per il progetto NAPEA, abbiamo fatto la cartografia di tre specie, Erapium mantegazianum, Reinutria boemica e Senecin equidens, a distanza appunto di 9-10 anni da un primo sondaggio di cartografia, diciamo di un primo censimento globale che era stato fatto precedentemente. Vedete qui qual era l'espansione del senecio sudafricano nel 2010. Vedete adesso quella che noi abbiamo rilevato nelle campagne del 2017-2018, quindi con un'espansione notevole, la estensione di questa specie fra le tre che ho citato, quella che è sicuramente la più aggressiva, quella con le dinamiche di occupazione, di colonizzazione del territorio più veloce. Sempre per quanto riguarda queste specie esotiche invasive, ma con riferimento alle aree della rete Natura 2000, quindi ai siti della rete Natura 2000, è stato fatto un approfondimento in cui, oltre alle tre citate, si prendevano in considerazione tutte le specie della lista nera delle specie esotiche invasive in Valle d'Aosta, e vedete qui un esempio di quella che è stata la cartografia in un piccolo sito di Natura 2000 non distante da Aosta, e la cartografia di diffusione appunto delle specie vegetali. Questo è un lavoro che è stato fatto per l'insieme dei siti della rete Natura 2000, per avere una idea di quelle che potevano essere specie che si stavano affermando con maggior gravità in aree che sono preziose da un punto di vista della conservazione degli habitat. Ancora, per quanto riguarda l'espansione delle specie, in particolare le tre storiche, diciamo, il Panaceae di Mantegazza, la Reinutria boemica e il senecio sudafricano, sono stati fatti degli approfondimenti sia sulla detectability, cioè sulla facilità difficoltà a individuare nel corso dei sondaggi e dei censimenti sul terreno gli individui, sia su quella che è la loro distribuzione potenziale. Questo è un approfondimento che è stato svolto con l'aiuto di un consulente, Akats von Hardenberg, e che ci ha portato ad avere delle carte di distribuzione potenziale, cercando anche di valutare sulla base di quella che è sono sia i dati topografici, sia i dati di copertura del suolo. Noi abbiamo usato la Corindon Cover, che diciamo, non è uno degli strumenti più precisi di analisi del territorio, ma aveva il vantaggio di coprire l'insieme del territorio valdostano e valutare quelle che potevano essere le condizioni che favorivano la possibile diffusione di queste specie. Qui un esempio è quello del senecio, in cui si vedono, passando dall'azzurro al rosso, le aree via via più suscettibili, più esposte alla colonizzazione da parte di questa specie. Il progetto, come vi dicevo, ha creato un'app che si chiama AlienAlp, e che nell'occasione vi invito anche a scaricare, almeno per chi risiede in Valle d'Aosta, in Piemonte e nella zona transfrontaliera, quindi in Francia, nei dipartimenti di Savoia, Alta Savoia e Isère, che sono le zone nelle quali questa app è utilizzabile e comunica delle basi dati esistenti, perché con questa applicazione l'utente autonomamente, da una parte, farsi un'idea e avere su queste schede di presentazione di ciascuna specie le caratteristiche principali che permettono di riconoscerla, e secondariamente può anche essere parte attiva e quindi segnalarla
a un sistema che prevede una prima valutazione e validazione da parte nostra, da parte di persone che riescono a riconoscere le specie, e poi una seconda fase che è la registrazione o presso la base dati dell'Osservatorio regionale della biodiversità per le rilevazioni, per le segnalazioni fatte in Valle d'Aosta, presso l'IPLA invece per quelle che arrivano dal Piemonte o presso il SEBENA, quindi il Conservatoire Botanique National Alpin, per quelle che sono fatte in Francia. Non entro nel dettaglio perché non voglio rubare tempo e prolungare troppo la mia presentazione, ma diciamo che ogni singola segnalazione presuppone, prevede che chi la effettua sul terreno scatti una foto della pianta e la inoltri insieme alla segnalazione. Questa foto, insieme alla localizzazione GPS, nel caso ci sia necessità di fare dei controlli specifici, è quello che ci permette appunto di valutare se la segnalazione è valida e se si riferisce a una delle specie che a noi interessano, oppure se è una confusione con una specie simile, quindi da non prendere in considerazione, da rigettare. L'app è disponibile gratuitamente, ovvio, sui principali store. E dopo le prime tre specie che vedete qui, Panaceae di Mantegazza, Polygonum boemia e Senecio sudafricano, è stata arricchita da un insieme di altre specie. In rosso vedete quelle che hanno una rilevanza comunitaria, quindi dopo queste prime tre sono state aggiunte poi l'ailanto, l'ambrosia artemisifoglia, la Buddleia davidi, Solidago gigantea e tre specie di impatiens che piano piano si stanno diffondendo appunto nei nostri territori. Abbiamo, come vi dicevo, utilizzato questo un po' come cavallo di Troia per entrare nelle scuole, per avere un argomento di aggancio con gli studenti. Sono state fatte nel 2019 nove presentazioni nelle scuole con il coinvolgimento di 15 classi diverse, parliamo di scuole superiori, fra Italia e Francia. Nel 2020 evidentemente tutto questo ha dovuto essere sospeso perché la formazione, oltre alla formazione d'aula, evidentemente era necessario un intervento insieme ai ragazzi, ai corsisti, anche sul terreno, cosa che nel 2020 non è stato possibile fare. La stessa applicazione, peraltro, noi l'abbiamo anche promossa e ne abbiamo abbiamo opportunamente formato anche il personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Vedete in basso a destra un'uscita con gli agenti del Corpo Forestale, perché loro stessi sul terreno, visto il lavoro che svolgono e visto il compito anche istituzionale di questo organismo, possono essere agenti di segnalazione per la, diciamo, della diffusione di queste specie. L'app è stata concepita anche per cercare di avere un numero di segnalazioni abbastanza ampio, questo è il nostro auspicio, senza dover ricorrere a dei lavori e anche delle spese che sono ingenti di specialisti, quindi cercando di promuovere quella che viene chiamata scienza cittadina, citizen science, in modo da avere appunto una certa economia nella raccolta delle informazioni. La seconda parte della mia presentazione riguarda invece degli interventi che sono stati svolti in Francia, in particolare dai nostri partner del Saint-Savoie, di lotta alla rinutria japonica, attraverso una tecnica che è stata quella della estirpazione con scavo del terreno contenente le radici, i rizomi, e interramento e sommersione di questi materiali in una zona umida che derivava da, così come in altre aree, così, anche qui in Valle d'Aosta, derivava da un'antica cava di ghiaia che è stata poi
abbandonata e che è stata riconvertita in area umida, e questa zona è a Saint-Alban-d'Urquière, nei pressi dell'autostrada che va da Chambéry al colle, al tunnel del Fréjus, ed è appunto una zona dove, diciamo, che rientra all'interno della rete Natura 2000 di aree umide che sono nella vallata. Quindi sia per eliminare il poligono del Giappone, sia per migliorare la qualità ecologica dell'area, si sono bonificati 4.000 metri quadri di terreno invasi da rinutria japonica, con l'asportazione di circa 3.000 metri cubi di materiale terra contenente i rizomi, che sono stati poi interrati all'interno di questo specchio d'acqua che vedete qui nella foto e nella carta, e sono poi stati appunto sotterrati e sommersi per eliminare un materiale che mantiene una grande vitalità. Chi ha avuto a che fare con la rinutria japonica ben sa che sono anche piccoli frammenti di fusto o di rizoma che possono dare di nuovo origine a delle colonie, e quindi cercare di eliminare questi materiali non è semplice, diciamo, riuscire a farlo non è semplice. Sono stati quindi effettuati una serie di lavori che sono qui elencati, che sono stati condotti nel corso dell'inverno 2019-2020, momento in cui la vegetazione, la pianta in particolare, sono in stasi vegetativa. Sono stati eliminati gli steli secchi, le colonie sono state delimitate, si è provveduto a sterrare, a bisotterrare, a estirpare le piante con i loro rizomi. All'interno dello specchio d'acqua è stato realizzato un cordolo rilevato di terra per evitare la dispersione il più possibile, quantomeno la dispersione del materiale vegetale nell'acqua circostante. Il materiale è stato, diciamo, il materiale di risulta, il materiale che doveva essere interrato è stato portato all'interno del lago. Si è poi provveduto a recuperare quelli che potevano essere residui che galleggiavano, e poi a smantellare il cordolo di protezione iniziale. Le aree che erano state sbancate sono state poi spianate e riseminate con una miscela di sementi di prati aridi. Vedete qui qualche foto delle diverse fasi del cantiere, e al centro quello che era poi il risultato nella primavera-estate del 2000. I lavori sono stati fatti, vi dicevo, nell'inverno scorso, quindi circa un anno fa, con un costo complessivo di un po' più di 60.000 euro. Successivamente, nell'arco della primavera e poi dell'estate, sono stati fatti dei passaggi per cercare di eliminare i nuovi individui che si fossero ripresentati. Vedete qui in basso nella leggenda, ad aprile ne sono stati individuati 7, a maggio 33, 42 a giugno e 34 ad agosto. Dunque numeri relativamente modesti, e diciamo che è stato possibile contenere con un controllo abbastanza agevole. Come considerazioni finali si possono mettere in evidenza alcuni punti critici, quindi il fatto che in alcuni casi, soprattutto per i frammenti più piccoli, non sia stato facile riuscire a eliminare completamente il materiale vegetale, in particolare quando i frammenti si andavano a nascondere sotto i ciottoli. Si è valutato per un primo anno di osservazione, che vale per una sola annata evidentemente, ma per quello che è stato possibile vedere, una prima fase di aumento degli individui presenti e una minor colonizzazione invece con il passare del tempo arrivando in estate. I volumi asportati, diciamo, le piante che sono state
trasportate sono sempre state complessivamente relativamente piccole, vedete appunto con una stima in termini di volumetria appunto sui 30 litri di parti secche tra fusti e rizomi ogni volta. Per quello che riguarda gli aspetti che possiamo considerare positivi è che nell'area di immersione all'interno dello specchio d'acqua non è stato individuato nessun individuo, nessuna pianta di poligono è emersa, diciamo, e che le piantine, come vi dicevo, che venivano a emergere, diciamo, potevano ripresentarsi nelle zone bonificate, erano individuate con facilità ed eliminate prima di dare origine a delle colonie più grosse. Io con questo ho finito la mia presentazione e vi ringrazio dell'attenzione.